Entrano in campo i 22 protagonisti. Magrek, il centro mediano del Bologna, giocherà soltanto pochi minuti in causa di un infortunio al ginocchio. Fin dalle prime battute i partenopei iniziano l'assalto alla rete di Giorcelli. Amadei e compagni troveranno disco rosso per tutto il primo tempo. Casari, poco impegnato, assolve il suo compito con facilità. Soltanto a 6 minuti dal termine sarà battuto da una cannonata improvvisa di Tacconi. Nella ripresa il Napoli scardina la difesa bolognese, Pesaola fa centro al settimo. Un minuto dopo Castelli, ricevuto un passaggio da Jeffson, raddoppia. Si scatena anche Amadei, ma il suo passaggio provoca una spettacolosa collisione tra Vitali e Tacconi. Casari intanto sciopera. 23esimo minuto, terzo gol, autore dalla destra Vitali. Il quarto al 35esimo porta la firma di Jeffson che finisce in rete con la palla. Ci sarebbe poi il quinto, ma l'arbitro lo annulla e Cassin per colmo è preso a pugni da Giorcelli. Per il Bologna, oltre la rete della bandiera, più nulla da fare, ma la lotta per il quarto posto in classifica è ancora aperta. Thank you.